Ciao, sono Francesco e vi racconto come si vive senza lavorare. In psicologia il successo viene definito come participio passato del verbo succedere, ovvero far accadere le cose, cioè riuscire a realizzare i nostri intenti. Una volta ottenuto quello che desideriamo, il successo finisce e per sentirci nuovamente appagati abbiamo bisogno di inseguire un altro traguardo. Immaginiamo una grande star internazionale che prepara un grande show per mesi e mesi. Il suo successo si sviluppa attraverso questo grande lavoro e raggiunge il livello massimo nello show che presenterà al pubblico. Ma a sipario abbassato, tutto sarà già finito. Non a caso sui giornali poi si scriverà "è stato un grande successo", riferendosi al passato. Ignorando questi due concetti, la maggior parte delle persone crede che il successo dipenda dalle cose che abbiamo o da quelle che ci mancano. Se fossi ricco, se fossi fidanzato, se fossi un manager, tendiamo cioè a credere che le persone di successo siano coloro che possiedono ciò che noi desideriamo. Ma non ci rendiamo conto che una volta ottenuto tutto questo, il successo sarà finito. Dando per scontato che chi possiede è felice, ci dimentichiamo che il successo non consiste nei traguardi che raggiungiamo, ma nel percorso che stiamo seguendo per raggiungerli. È proprio durante quel percorso, infatti, che ci sentiamo felici, cioè di successo. E questo insieme di convinzioni non fanno altro che portarci fuori strada. Su un enorme yacht ancorato a qualche centinaia di metri dalla spiaggia, c'è un ricco imprenditore che sembra spassarsela alla grande. Se possiedi una barca che costa mezzo milione di euro, di certo la vita è stata generosa con te e per questo sei sicuramente felice e puoi definirti una persona di successo. Quest'uomo però non sogna l'ebbrezza di attraccare un enorme yacht al molo di Portofino al costo di 2.300 euro al giorno. Lo fa e basta. Non scende a terra e facendo un giro per i negozi prova a contrattare il prezzo migliore con il venditore di turno. E non gira due o tre ristorantini prima di scegliere in quale cenare al miglior prezzo. Se solo volesse, il ristorante se lo potrebbe comperare. Quest'uomo questa notte dormirà in un enorme yacht attraccato ad uno dei porticcioli più incantevoli al mondo. Oppure scenderà a terra e dormirà nella suite dell'hotel Splendido al costo di solo 7.000 euro a notte. Quest'uomo può avere tutto ciò che desidera, ma c'è solo una cosa che non avrà mai: un desiderio. Si può definire quindi realizzata e di successo una persona che non ha bisogno di nulla, che non sta intraprendendo nessun percorso al fine di ottenere le cose che desidera? Bene, da questa storiella traiamo un insegnamento importante. Fattori come la notorietà, la fama e il denaro non determinano il successo di una persona, ma solo un'illusione di felicità che ai nostri occhi appare come successo, ma che in realtà ha poco a che vedere con ciò che tutti noi cerchiamo. Inseguire e cercare di realizzare questi traguardi è esattamente ciò che non deve essere fatto per avere successo nella vita. E ora lo vediamo nel dettaglio. Lavorare tutta la vita per raggiungere una posizione di successo non ci renderà felici, non saremo mai soddisfatti del traguardo raggiunto, perché ci sarà sempre un altro traguardo, cioè un altro ruolo di prestigio al quale aspireremo. Ci sarà sempre un ufficio più grande e uno stipendio più alto da desiderare. E mentre inseguiamo questi traguardi futili, la vita passa, invecchiamo e ad un certo punto l'azienda ci sostituirà con il nuovo arrivista di turno. In un istante avremo perso tutto ciò che desideravamo. Diventare ricchi, cioè poterci comprare o permettere qualunque cosa, non significa essere di successo, perché anche se potessimo comprarci ogni cosa che desideriamo, degli inutili cimeli privi di ogni valore. Così facendo, la nostra vita si risolverà in un inutile e continuo dispendio di denaro, al fine di ricercare una felicità effimera e poco duratura. Infine, essere migliori degli altri, che è generalmente considerato sinonimo di successo. Ma in realtà ciò che accade è che chi cerca continuamente di essere migliore delle altre persone viene considerato dagli altri antipatico, arrivista, talvolta anche arrogante. E siccome la felicità e il successo dipendono anche da quanto le persone che ci circondano ci vogliono bene, assumere questi atteggiamenti significa finire inevitabilmente soli. Alla luce di tutto questo, quindi, la domanda che ci dobbiamo porre non è come essere di successo, ma cosa devo fare per essere felice adesso? La risposta è davvero molto semplice, si tratta solo di smettere di credere
che avere uno stipendio alto, un ruolo lavorativo o sociale importante e possedere moltissime cose sia un metro del nostro successo. Bisogna imparare a trarre soddisfazione dai piccoli gesti quotidiani, godendoci istante dopo istante, passo dopo passo, consci del fatto che il successo sta negli sforzi che stiamo compiendo in quel momento e non nel traguardo che raggiungeremo. Questo discorso lega perfettamente col concetto di possedere, di avere tanto denaro, avere un ruolo prestigioso nella società o al lavoro. Ma mentre aspiriamo a possedere tutto questo, ci dimentichiamo di una cosa molto importante, e cioè che noi, in questa società, non possediamo realmente nulla. Ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie.